l'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Associazione. E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno. Carmen Zammataro al telefono, Daniela Capitanucci, psicologa, presidente ANDA, Azzardo e Nuove Dipendenze, Associazione di Promozione Sociale. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Grazie di essere all'ornitorinco. Grazie a voi. L'azzardo è un business che si espande, gli italiani diventano sempre più un popolo di giocatori. Il gioco d'azzardo crea dipendenza e rischi economici, ma sono entrate appetibili per lo Stato. Così, a colpi di provvedimenti, si allargano i confini del gioco, arrivano nuovi operatori, aumenta il volume d'affari e, mentre diminuiscono gli appassionati del lotto e delle lotterie, ormai passatempi per vecchie signore, crescono gli schiavi dei giochi online o delle slot di ultima generazione, dove il gioco è immediato e compulsivo. Dottoressa Capitanucci, proprio in questi giorni è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto per i due nuovi settori dell'online, il casinò e il poker in modalità cash game. Che cosa prevede il decreto? Quali sono le novità? Ma in buona sostanza, per semplificare al massimo, il senso del decreto è che sdogana il gioco d'azzardo nella sua forma più classica, cioè quella di puntate in denaro, non più a torneo come in precedenza era per il poker Texas Hold'em che abbiamo visto online fino adesso. Cioè, prima c'era partecipazione al torneo con una quota di iscrizione e suddivisione del monte premi a seconda delle quote di iscrizione, adesso c'è invece proprio la scommessa, la puntata, il rialzo, proprio come in un vero e proprio gioco d'azzardo. E questo mercato è diventato la terza industria del nostro paese dopo Eni ed Enel, dato che nel 2010 sono stati consumati in giochi legali d'azzardo quasi 61,4 miliardi di euro e 80 miliardi sono previsti per il 2011. Dottoressa, c'è un limite alla sostenibilità di questo mercato? Ma il mio personale pensiero, per quel che vale, è che il limite, se c'era, è stato già abbondantemente sforato, perché che questa industria diventi la terza azienda del nostro paese è evidente che ci fa pensare che gli italiani, che hanno speso 61 miliardi e passa di euro in questo tipo di consumo, non lo hanno speso in altre forme di consumo anche ben più necessarie. Penso, certo, agli alimentari, che hanno subito delle contrazioni, all'abbigliamento e ad altre cose. Quindi io credo che il livello di sostenibilità sia già stato ampiamente abbattuto. Certo. Ma c'è un comportamento del giocatore che si possa definire patologico e un altro che si possa definire normale? Ecco, fra l'altro mi sorge anche il dubbio che chiamare gioco i giochi d'azzardo non sia poi molto appropriato, dottoressa. Io concordo, nel senso che il restyling che ne è stato fatto è stato di classificare come giochi di abilità o giochi di intrattenimento, addirittura degli sport, come è stato per il poker, veri e propri giochi d'azzardo, perché i giochi d'azzardo sono chiaramente identificabili con giochi dove si pone in palio del denaro, oggetti di valore, dove questa scommessa una volta posta è irreversibile e dove l'esito è, come dire, derivante per lo più dal caso, almeno in maniera preponderante. Lei diceva come si fa a vedere se c'è un gioco d'azzardo sociale, quindi non problematico, e un gioco d'azzardo invece che sconfina nella patologia. È piuttosto semplice, anche chi gioca può accorgersene, perché quando io gioco più soldi, più spesso e più frequentemente e più a lungo di quanto io mi sono prefisso in anticipo e di quanto mi posso permettere, evidentemente sto avendo un problema di gioco. In altri termini, se io gioco quello che è superfluo, quello che mi posso permettere di perdere al gioco, sono ancora in una fase di accettabilità sociale e personale e non avrò delle conseguenze negative. Se invece io investo nel gioco denaro che mi serve per la mia sussistenza, la mia o della mia famiglia, tempo che dovrei impiegare altrimenti, ecco, allora ho un problema di gioco. Certo. A questo punto, Capitanucci, giocare oltre misura è solo responsabilità del giocatore?
No, io credo che nessun giocatore quando comincia a giocare d'azzardo ha il progetto di rovinarsi, un po' così come l'alcol dipendente che magari comincia a bere qualche bicchiere e poi invece va per una china che non era quella prevista. Quindi credo che l'approccio complessivo che la politica italiana ha preso nei confronti del tema del gioco d'azzardo sia in termini di responsabilità una compartecipazione ai danni che si stanno generando, perché ripeto, il gioco responsabile non può cadere solo sulle spalle del giocatore. Perdere il controllo al gioco non è un'attività che il giocatore sceglie deliberatamente di compiere. A un certo punto alcune persone, quantificabili intorno all'1% della popolazione generale, perde il controllo al gioco, ma senza averlo predeterminato e, sottolineo, senza avere a volte la possibilità di contrastare questa perdita di controllo, perché se avesse il controllo non avrebbe un problema di gioco. Certo.